Si sapeva già tutto, si sapeva già tutto. Si sapeva già tutto che il grandissimo Sandro Tonali fosse del Milan e non dell'Inter. Ma no, raga, ma noi stiamo scherzando, ma noi stiamo scherzando, ma noi stiamo scherzando, ragazzi, su. Ma quando mai Sandro Tonali potrà mai essere del Milan? Invece io godo, godo, godo. Io invece io godo che il Milan ha preso Sandro Tonali perché doveva essere sicuramente un acquisto che sicuramente non so se va un acquisto meritato per il Milan, però Conte un bastone è stato messo in un bel posto che purtroppo non posso dire perché deve essere educato nei video, educato. Però quel bastone, questo è il tuo bellissimo sedere. Mamma mia, Conte, oh, quel bel missilone è entrato proprio lì dentro, è entrato, figlio mio, è entrato proprio lì dentro. Ragazzi, è ufficiale, Sandro Tonali, ex Brescia, all'AC Milan, e io godo. E sapete perché io godo? Perché questo, il padre Pioli, il grande padre Pioli, ovvero Stefano Pioli, ex allenato della Fiorentina, non voleva su Tonali. Poi ha visto l'Inter, poi ha visto il grande Conte che voleva questo giocatore. Che succede? Che cosa succede Conte? Perché non te lo sei preso più? Il motivo è veramente, veramente semplice. Conte ha pensato ad altri giocatori, non si è più interessato di Tonali. Cosa succede? Padre Pioli, fai un altro miracolo! Se lo ruba questo bel Tonali, se lo prende, se lo mette in tasca. Beh, sono Tonali. Ti prendo, ok, apro la cenieva, vabbè, sono Tonali, ok, ti ho messo qui dentro, va bene, mi raccomando non scappare, facciamo un bello scherzetto a Conte, e lo scherzetto è avvenuto, lo scherzetto è avvenuto finalmente, grande Conte, è avvenuto, colui che sognava sotto l'ombrellone, colui che voleva acquistarsi tutti i giocatori del mondo, cosa succede? La beffa. La beffa, la beffa. Sandro Tonali all'AC Milan. Secondo me sicuramente è meglio vederlo nel Milan che non all'Inter. Perché con l'Inter, con tutti i centrocampisti che hai, caro Conte, è inutile che ti acquisti Tonali. Invece il Milan ha pochi centrocampisti forti, però ha acquistato un giocatore giovane. Ha acquistato un giocatore giovane per rinforzare la rosa. E io godo, e io godo. E perché godo? Perché quando si compra un giocatore, una squadra, quando un allenatore vede che quel giocatore gli piace, non è quell'allenatore che lo fissa e ha detto: ah, è bello questo giocatore, perché non lo compriamo? Perché non lo compriamo e poi pensi alle altre cose? Invece un allenatore quando vuole quel giocatore se lo compra subito. E io faccio ancora i complimenti a Padre Pioli e faccio i complimenti anche a Conte per quello che ha fatto. Per quello che ha fatto faccio pure i complimenti sia a Pioli e sia Stefano Pioli sia Antonio Conte. Antonio, a Stefano Pioli, perché quel giocatore a Stefano Pioli, non so come si chiama, credo più Stefano Pioli, tanto è sempre la stessa cosa. Faccio i complimenti all'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ex Fiorentina, ex allenatore della Fiorentina, perché? 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 Perché lui ha visto che quel giocatore gli piaceva e cosa ha fatto tranquillamente? Se l'ha preso. Se l'ha preso, se l'ha preso. Conte, ho ancora i complimenti per quella schifezza che ha fatto oggi. Si interessava quel giocatore. Ma quanto è bello quel Tonali. Quanto è bello quel Tonali. Sì, però è forte. Tanto noi abbiamo già il centrocampista. Poi lo acquistiamo. Aspetta, Tonali, che dopo ti acquistiamo. No, no, stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. Dopo ti acquistiamo, Tonali. Stai tranquillo. Perché adesso devo pensare un attimo ad altre cose. Ma stai tranquillo, Tonali. Stai tranquillo. Aspetta un po'. Padre Pioli. Ah, Conte. Conte adesso se ne frega da altre cose, non di più di Tonali. Tonali, io ti offro tanti soldi, però tu vieni con me, vieni, vieni, nella tasca. E se ne va Pioli, e se ne va, e se ne va Pioli, e se ne va. Questo è quello che è successo. Ho fatto la recitazione di Stefano Pioli e di Antonio Conte. Però adesso, a parte di fare gli scherzi, ragazzi, per me Stefano Pioli è un grande allenatore, come è anche il grande Antonio Conte, però uno come Conte a farsi lasciare questi giocatori non è proprio chissà quanto,
quanto builda, perché lui su gioco è ottimo, però quegli allenatori là devono essere allenatori che quando vuoi un giocatore lo comprano. Quando un giocatore invece ti piace ma è troppo forte perché troppi campioni non fanno mai bene una squadra, non te lo comprare. Comprati almeno i giovani, quelli là di 19-20 anni, che quelli là sono belli carichi, hanno fiato da spendere per la squadra. Ma non è che deve spendere solo lui il fiato, lo devono spendere anche gli altri, lo devono spendere. La Juventus, come potete sapere, non è una squadra, allora, non è una squadra distratta. Sì, distratta su certe cose, per esempio l'acquisto di Haaland a Dortmund è stato un semplice gol della Juventus. Si è distratta talmente tanta la Juventus che cosa ha fatto? Ha detto va bene, Haaland è un ottimo giocatore. Ah, voi non so se sapete perché Haaland è andato al Dortmund, perché un dirigente della Juventus ha detto la Juventus Haaland non lo può mettere nella squadra ufficiale della Serie A, ma lo facciamo giocare in Serie C alla Juventus Under 23. Haaland ha detto senti, allora faccio prima suicidarmi, io non voglio giocare alla Juventus e alle Under 23, preferisco la Juventus, però già che il Dortmund mi chiama, il Borussia Dortmund di Bundesliga, uno mi chiama, allora adesso, ma fammi capire, mo prendo le valigie e me ne vado da loro. E Haaland ha fatto questo, e ha fatto bene Haaland, e ha fatto bene Erling Braut Haaland. Quello lì è un bel giocatore, un bel attaccante, bello veloce, sinistro. Perché la Juventus lo doveva to Perché la Juventus l'ha dovuto sprecare questo giocatore? Però dopo l'acquisto di McKennie, l'acquisto di Kulusevski, la Juventus stava lì fissa ad osservare quei giocatori e poi alla fine c'è uscita. E questi sono gli allenatori che almeno pensano ai giocatori forti e poi li vogliono e ci sono riusciti. Ma non come Conte, che vede lì stanno Tonali, mo ti prendo, io e Milan stanno Tonali, Tonali, Conte sta pensando ad altre cose, adesso ti prendo io. E cavolo, ci sei pure riuscito, Conte, ci sei pure riuscito. Comunque, adesso prima di parlare di queste cose, parliamo anche dell'avvenire di Sandro Tonali all'AC Milan, che per me, in poche parole, è un giocatore direi forte. È un giocatore direi molto forte. Un giocatore molto forte. Con molte qualità, con molte tecniche, con molta fiducia, ci sta. Però, non so se riuscì a fare tanti gol. Ne ha fatti veramente pochi con il Brescia. Però ci potrebbe tranquillamente riuscire con il Milan, perché il Milan è una squadra più veloce rispetto alla Juventus, rispetto anche al Brescia e rispetto anche ad altre squadre, perché la Juventus ha un gioco, non è che ha chissà che gioco veloce, ha un gioco lentino la Juventus, perché se la Juventus acquistasse dei giocatori veloci, dei giocatori bravi, dei giocatori tecnici che non sono campioni, lo sai come andrebbe bene questa Juventus? Comunque adesso la Juventus di Pirlo farà bene, perché Pirlo è stato, chi non lo sapesse, un centrocampista più forte del mondo, nel mondo del calcio. Però Pirlo non ha esperienza come allenatore. Però io, ragazzi, alzo le mani, perché chi lo sa se questo Pirlo riuscirà a portare questa Juventus almeno a qualche Champions. Però la vedo difficilissima. La vedo molto difficile. La Juventus di Allegri di 2 anni fa, quella Juventus che aveva ribaltato l'Atletico, là io capivo perché stavano facendo una stagione perfetta, avevo fatto tutto perfetto. È arrivata la sconfitta dell'Ajax e noi siamo collati dopo quella caduta. E no, e non fa, e non fa, e no, non si fa così, ragazzi. Non si fa così. Non si fa così. Non si fa per niente così. Non si fa per niente così, ragazzi. Non si fa per niente, perché una squadra si deve impegnare. Come il Milan è riuscito a impegnarsi sul Tonali, a prenderselo. Perché adesso che stanno Tonali del Milan, tutti si chiederanno: è forte? È debole? Allora, il mio parere è che non fa chissà quanto. Però già dai vari punti tecnici di calcistici è forte, non è debole, è bravo sulle tattiche, è bravo così, è bravo colà. Ci sta che è andata al Milan. Però l'Inter ha fatto veramente un grave errore, perché lo voleva, alla fine non ci è riuscito, non ci è riuscito. E alla fine io comunque godo per sempre, perché questo vuol dire quando. Perché l'Inter, dovete sapere, che Conte non è chissà che gioco ha allenato. Sì, allenatore sul gioco, ripeto, all'interisti, l'allenatore che voi avete, anche se avete perso tutto, avete avuto 0 titoli, non
Non fa niente, è un ottimo allenatore. Però sugli acquisti direi che fa schifo. Con voi ha fatto schifo sugli acquisti. Si è comprato Eriksen. Allora, l'acquisto più grande che ha fatto l'Inter è stato Lukaku. E quello è un acquisto direi ottimo. Ma quello di Eriksen, che lo metti in campo all'80esimo, neanche all'80esimo, lo metti in campo al 90esimo e non ti conclude niente. Oh, e comunque, ragazzi. Posso dire una cosa, Sandro Tonali per me è un ottimo, ripeto le ultime parole, Sandro Tonali è un ottimo giocatore. Sicuramente fa in stagione almeno 11-12 gol li farà perché Europa League, Coppa Italia, Serie A Team, ci sta. E va bene. Forse il Milan che darà la Champions, non è andato, mi sembra che non è andata neanche in Europa League quest'anno, boh, non lo so. Però adesso Sandro Tonali nel Milan cresce ancora di più come Dybala. Da Palermo alla Juventus, perché dovete sapere che un giocatore di Serie B, che veniva dalla Serie B, che adesso è andato in A con il Brescia, ma per esempio, ma quel giocatore nella squadra gioca talmente bene che l'ha visto quel giocatore, una squadra di Serie A, quella la foto di come una squadra Champions, ci sta, cioè guarda come è diventata forte questa squadra, e come di ragazzi, Dybala. Palermo Juventus, così fa capire perché Dybala è un giocatore che giocava ottimo, veramente gioca talmente tanto nel Palermo che ti faceva dei grandissimi gol, grandissimi assist, grandissimi dribbling. E per questo Juve si è acquistato. E per questo Juve che si è acquistato. E così si fanno gli acquisti, Conte. Ripeto, un acquisto si fa quando la squadra ama e ha voglia di comprarsi quel giocatore. Non è quella squadra che vede quel giocatore e poi non se ne frega più niente. E poi non se ne frega più niente. Quel giocatore era dell'Inter, se tu andavi a vedere, non era neanche del Milan. Poi guarda caso, c'è il Sereno al Milan, ai rossoneri, ai diavoli rossi, ai diavoli rossi, ai diavoli rossi. Ragazzi, come posso dire, ultime parole famose in questo video. Sandro Tonali è un ottimo giocatore, sicuramente ha veramente già avuto un grandissimo successo. Fatemi pensare secondo voi se Tonali cosa riuscirà a fare nel Milan, almeno anche con più di un commento. E ditemi secondo voi nei commenti se vi piace più McKennie della Juventus o McKennie o Tonali del Milan, che era del Brescia. E per me è meglio McKennie, perché McKennie è più giovane di Tonali ed è molto veloce rispetto a Tonali. Però chi lo sa mai che chi è più forte. Però McKennie dello Schalke, quindi a voi quanto lo supera. Comunque fatemi sapere in un commento se secondo voi questo video vi è piaciuto più. Se secondo voi l'acquisto di Tonali è McKennie e Tonali chi sono i più forti. E secondo voi Tonali se ha fatto bene andarsene in Milan o vi piaceva più nell'Inter o nel Milan. Fatemi sapere qui in un commento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, accendendo la campanellina delle notifiche. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E sempre forza Juve. Ragazzi, quest'anno c'è da preoccuparsi.